Liberi TV e a tutti quanti i nostri ospiti, siamo tornati per l'ultimo appuntamento della rassegna letteraria Assassin's Barcode. Siamo arrivati alla conclusione di questa prima edizione che è stata veramente molto bella, molto seguita. Abbiamo avuto ben 5 presentazioni partendo da ottobre, quindi in pochissimo tempo, quasi una ogni 15 giorni. Ci siamo molto divertiti, abbiamo tantissimi ospiti della stampa, Liberi TV sempre stato insieme a noi, grazie anche a Radio Radicale che in questo momento più che mai ha bisogno del nostro supporto. Abbiamo parlato di leucemia, abbiamo parlato di un noir, abbiamo parlato anche di politica portando addirittura il libro Supernova di Biondo e Canestrari all'interno del Campidoglio, quindi nel cuore della politica del Movimento 5 Stelle. Siamo riusciti in poco tempo a fare delle bellissime cose, ma per chiudere questo bel appuntamento c'è con noi Chiara Laia, una napolo-bolognese che andremo a conoscere, che ha scritto un bel libro di nuovo con il Semibianco. Nel 2019 ricominceremo da gennaio con Paola Fiaschi, anche lei un bellissimo romanzo con Rupe Mutevole, e poi abbiamo veramente tanti altri appuntamenti. Vi invitiamo però ancora a candidarvi a partecipare, inviate la sinossi e una piccola biografia alla mail 6@senzabarcode.it, li verranno vagliate, insieme decideremo la location, quella più appropriata al vostro libro, decideremo anche gli eventuali ospiti, perché cerchiamo sempre di creare un evento intorno al libro. Questa sera insieme a Chiara c'è Michele con la sua chitarra che ci aiuterà insomma a capire, entrare ancora di più nello spirito del libro e forse anche a capire alcuni passaggi. Allora, siamo con Chiara Laia che ha scritto Nuora Vincente con il suo romanzo d'esordio, appunto con il Semibianco, dove la terra finisce e il mare comincia. Libro bello, ben scritto, ma di cui parleremo tra un attimo. Innanzitutto, chi è Chiara Laia? Allora, come anticipavi, sono di origine napoletana, anche se vivo da molti anni a Bologna, con interpretare dall'accento che non è proprio ormai più campano. E dunque, nella vita faccio un lavoro abbastanza noioso, nel senso che sono analista informatica e lavoro però in un'azienda molto vivace perché sono nell'ambito della moda, quindi almeno compenso un po'. Fatto benissimo, benissimo, sei molto elegante, mi piace molto. Mi raccomando Gianni, non far vedere che ho tolto le scarpe e ho i calzini, perché io mi sono dimenticata di rimetterli. Ecco, no, perché una ti stronca su. E per il resto nulla, ho sempre coltivato un po' la passione per la scrittura, però diciamo più che altro prima di questo romanzo era scrittura di tipo giornalistico. Nel senso che dal 2010 scrivo per una webzine che si occupa di musica e in particolare di musica emergente, che si chiama sulpalco.com, è di Bologna, quindi è abbastanza conosciuta. Beh, piano piano si è riuscita a costruire un piccolo seguito e quindi niente. Poi nel 2014 ho scritto questo libro che ha visto la luce solo di recente, però insomma è stato il mio primo esperimento di prosa. Quanto ti sei divertita a scrivere? Molto, molto, intanto perché è un libro che è venuto dopo una vacanza, quindi mi ero divertita nella vacanza e di conseguenza ero tornata rilassata. Certo. E poi molto perché beh, anche l'intreccio poliziesco comunque è una cosa sfidante e avvincente anche quando lo scrivi, non solo quando lo leggi. Certo. Quindi sicuramente mi sono divertita molto. Un libro che è nato in pochissimo tempo, anche se poi ci ha messo tanto a vedere la luce, ma la prima stesura l'ho scritta in 6 mesi circa. Stavo pensando che siccome tu scrivi anche su ilpalco.com eccetera eccetera, sarai molto più brava tu di me a presentare Michele, che forse mi ricorda qualcuno all'interno del libro, forse. In realtà non può essere perché non ci conoscevamo ancora. Vabbè, ma è nei tuoi desideri, ma forse nei miei desideri. Forse
Grazie Luis. Come ciò che tu cercavi. Allora, chi è Michele Tavian? Allora, Michele Tavian è un musicista bolognese d'adozione anche lui, perché tappati le orecchie. Sì. Quello che lei ora dice, tu ricordalo e rifaccio che lo sempre. Vai! Dicevo bolognese d'adozione perché, come intuirete dal cognome, in realtà è veneto. E comunque è un musicista jazz, si sta specializzando in jazz con il maestro Tommaso Lama a Bologna, al Conservatorio di Bologna, ma ha già una lunga esperienza in realtà alle spalle, 12 anni di esperienza sul palco con diverse formazioni e un progetto solista che è iniziato nel 2014, anche il tuo, quindi vedi c'è questo anno che è stato l'anno dell'esordio, esatto, e che sta continuando perché Michele sta lavorando al secondo album. Complimenti. E quindi sì, direi che ho detto tutto. Sì, e si dedica anche all'insegnamento, però diciamo principalmente direi che insieme non vi annoiate, no, avete una bellissima complicità, quello sicuramente, sì. Però non vi annoiate. Stiamo allora pensando a un progetto anche insieme, non avevo dubbi. Allora la domanda è, sarebbe arrivata in chiusura, va bene, parlane pure. No, un progetto insieme in cui, visto che abbiamo notato che l'abbinamento lettura e musica funziona molto, perché non farlo esplorando un po' la storia del jazz, quindi con lui che compone musiche originali in questo genere musicale, io che leggo abbino dei brani tratti da biografie di jazzisti famosi per approfondirne un po' la figura. Sento Bartod è pronta a chiamare liberi tutti anche in questo evento. Allora, torniamo al tuo libro, sì. Dove la terra finisce e il mare comincia. Partiamo dal titolo. Sappiamo che il titolo non è mio, qualcosa che non è tuo. Esatto. Il titolo è un bellissimo verso di un poeta portoghese che si chiama Luis de Camões ed è inciso a Cabo de Roca. Cabo de Roca è il punto più ovest del Portogallo, quindi il punto più ovest d'Europa, e per il poeta era il punto dove finiva la terra e cominciava il mare. E a parte la poeticità del verso, per cui mi è piaciuto immediatamente, appena l'ho letto durante la mia vacanza, esatto. E, però è un concetto affascinante, perché in realtà se ci pensi, no, la terra e il mare non è che sono due elementi accostati o divisi da una barriera, da un muro, sono due elementi dove finisce uno e comincia l'altro, ma si fondono e si compenetrano. Certo. E quindi mi piaceva questa idea di fusione tra gli elementi, di sfumatura, di qualcosa che ricorda un po' anche le contraddizioni, le sfumature che sono dentro i personaggi del mio libro, ma dentro sì, gli uomini in generale, no? Dove il bene e il male si fondono e si confondono tra di loro. E quindi la scelta è ricaduta un po' su questa frase per quello che mi evocava. Molto interessante. E poi l'incipit, l'inizio di questo libro, da dove parte? Allora, parte con il viaggio della protagonista che si chiama Anita Cortese, e Anita Cortese si trova a Porto per cercare la madre naturale perché da poco ha scoperto di essere stata adottata. E quindi si apre proprio con questa prima scena in cui lei esce per le strade di Porto e si capisce, insomma, che sta cercando questa Maria Núñez Soares, famosa cantante di fado e anche madre di Anita. Quindi ci piace. E perché il Portogallo? Il Portogallo perché mi è piaciuto molto, mm-hmm. L'ho trovato un paese estremamente suggestivo. E suggestivo è anche molto vivo, nel senso che Portogallo è un mondo di colori, di profumi, di casino, perché sono rumorosi, sono festosi, sono piassosi, quindi esci per strada e c'è la gente che griglia il pesce, c'è la gente che ride, che parla a volume alto, che fa festa, che fa amore. Sì, e quindi mi ha trasmesso delle immagini molto di vitalità, di energia molto belle. In più anche i paesaggi sono stupendi, e
le città sono estremamente affascinanti con questi vicoli, con i loro il belvedere di Lisbona, questo sale scendi. A me piace molto nel libro il fatto che tu riesci a farmi vedere certi posti, riesci ad aiutarci a immaginare, quasi come essere in una, da una finestra e vedere quello che tu descrivi. E se io lo vedo quello che tu descrivi, come me lo farebbe sentire, Michele? Alle spalle con delicatezza. Il neo della pensavo a storia, con la sua insegna nera e senza fronzoli, era l'unica fonte di luce in tutta rua Arnaldo Gama. La strada, larga in realtà a poco più di un vicolo, fiancheggiava di Greca de Santa Clara e costituiva il punto di arrivo di una lunga ripida scalinata, usata per lo più da chi aveva perso l'ultima funicolare in partenza dalla Ribeira. Anita si mosse nella direzione contraria e girò l'angolo. Davanti a lei la discesa verso la città vecchia. Attraversò senza fretta Rua de Ribeira Negra, con le sue casette colorate, addossate l'una all'altra, e i balconi facciati sul fiume. L'aria di fine settembre era tiepida, e una brezza leggera saliva dal Douro, alleggerendo i pensieri e stimolando l'appetito. Girovagò tra i bar del lungo fiume di Porto, su cui si stagliava imponente il profilo del ponte Don Luis I. Sulla riva opposta, i Barco Sarabelo, le imbarcazioni usate per trasportare il vino alle cantine di Villanova de Gaia, riposavano placide. Anita si mise alla ricerca di un posto dove poter mangiare qualcosa e riordinare le idee. Nei pressi di Praça da Ribeira sbirciò dentro un locale, attirata dai divanetti in pelle e dagli specchi dorati alle pareti. La luce soffusa, i pochi clienti e una canzone dei Doors la convinsero ad entrare al caffè Ducais. Prese posto al tavolino d'angolo e cominciò a studiare il menù. Ordinò una birra chiara e una francesigna, un sandwich imbottito che, nonostante le dimensioni eccezionali, divorò in pochi minuti. Erano ore che non metteva nulla nello stomaco. Aveva trascorso l'intera giornata con il cellulare in una mano e un elenco telefonico dalle pagine ingiallite nell'altra. L'anziana proprietaria della pensione l'aveva sfilato per lei da uno scaffale polveroso, frenando a stento la curiosità dovuta a quella richiesta così originale. Erano passati anni dall'ultima volta che qualcuno le aveva chiesto l'elenco del telefono. Solo alla Ribeira vivevano 19 Soares e 10 Nunes. Ne aveva contattati più della metà inutilmente, anche perché molti di loro parlavano solo portoghese. Eppure, tra quelle 29 persone, doveva per forza esserci qualcuno imparentato con lei. Qualcuno che potesse aiutarla a rintracciare una madre che non aveva mai conosciuto. Beh, i miei complimenti a Michele, sicuramente, che ancora non avevo sentito, mi piace moltissimo come leggi con lui. Sì, ora ho capito il senso della sua presenza. Nell'accezione più positiva del termine, il completamento della descrizione. Lei è brava nel descrivere i luoghi, con te si aiuta a far centrare ancora meglio. Si arricchisce, ma non solo di contenuti, ma proprio parlo proprio di profumi, di sapori, di colori e di luce, soprattutto. Luci e ombre, io ripeto nel tuo libro, al di là del noir,
Ok, ci sono parti dove descrivi molto bene e altre dove sono più celate, sfumate, dove i sentimenti devono essere percepiti con estrema delicatezza. C'è il racconto della perdita di una figlia. Parlamene un po'. Allora, uno dei personaggi del romanzo è Manuel, questa persona che ospita Anita a Lisbona, offrendole appunto la sua casa, prendendole la sua casa, che ha perso la figlia da poco in circostanze misteriose. E Anita percepisce subito dai elementi, come dicevi tu, impalpabili, come lo sguardo, il gesticolare, che Emanuele è una persona di cui ci si può fidare. E uno degli elementi che la porta a fidarsi di lui è proprio questo dolore antico che porta dentro, che lei gli legge negli occhi, e che è il dolore appunto per la perdita di Paola, sua figlia. È un mescolarsi di sentimenti, perché da un lato c'è il senso di colpa di non aver capito che la figlia si stava mettendo a rischio, che lui forse avrebbe potuto fare qualcosa per evitare il destino in cui Paola incorre, esatto. E un insieme invece di ricordi più piacevoli, in cui si, con una punta di nostalgia, di malinconia, ripensa ai momenti belli che ha vissuto con sua figlia, come cucinare insieme, vederla tornare dall'asilo dove Paola lavorava con un viso imbrattato dei colori dei bambini, quindi ricordi molto, molto dolci. E, però è vero, non è mai un dolore proprio esternato. Sei delicata. Rimane un po' sempre nel sai che c'è, te ne accorgi, ma non lo tocchi proprio con mano. In un appunto che mi hai lasciato, ha scritto che l'incontro tra Anita e Emanuele è un episodio reale che ti ha dato l'idea di scrivere la storia. Sì, cosa in più la voglio sapere, certo. E sentire. Magari dopo possiamo leggere la scena che ha dato, insomma, che ho descritto. E perché ti ho detto così? Perché ti è scappato. No, perché come ti dicevo, questo libro è stato scritto dopo un viaggio, e durante questo viaggio a me è successa una scena che poi ho descritto nel libro, ed è la scena che ha un po' dato avvio a tutta la scrittura del romanzo. Praticamente mi trovavo a Porto come tanti turisti, no, guardi le guide, e vedo che a Villanova de Gaia c'è questa taverna, si chiama Taverna do São Pedro, che costa poco e ha delle recensioni fantastiche su TripAdvisor, e quindi prendo, vado, ed è un posto effettivamente molto rustico, molto alla buona e molto pieno, quindi non si trovava un posto neanche per una o due persone. Il cameriere, vedendo un po' la mia faccia delusa, mi dice: guarda, se vuoi ti puoi accodare a questa comitiva, ti siedi al tavolo con loro. E quindi sono andata. Eri sola in questa vacanza? No, non ero sola, però sì, eravamo comunque due persone. Scusa, quindi... No. Non c'era lui, ovviamente. Non avevo percepito. Ci siamo conosciuti dopo. E quindi niente, ci sediamo a questo tavolo, si inizia un po' a parlare nelle varie lingue, perché nessuno conosceva l'italiano, io non conoscevo il portoghese, ma neanche lo spagnolo, proviamo in una specie di inglese un po' così a capirci, e fra tutti mi colpisce questo signore, questo uomo sulla sessantina, perché era di una cortesia incredibile. È proprio gentilissimo, ha ordinato, non so, per me che non mi raccapezzavo nel menù in portoghese, per dire, però aveva questo fondo di tristezza negli occhi. E poi parlando, insomma conversando, venne fuori che lui aveva perso sua figlia molto giovane per una malattia. Questa persona mi è rimasta un po' in mente, quindi anche dopo il proseguimento del mio viaggio e quando sono tornata in Italia continuavo un po' a pensarci, e pensa che ti ripensa mi è venuto da scrivere questa scena, e quindi è così un po' che sono nato il personaggio di Anita e di Manuel da questa scena. Poi intorno a questa scena ho costruito il resto del romanzo, quindi Paola è morta non per una malattia nel libro, ma perché è stata uccisa,
e poi sono venuti gli altri personaggi, la figura del detective, i vari aiutanti, l'amica di Paolo. Non spoileriamo troppo. Vai, facciamo sentire ad ascoltarmi. Grazie. Okay. Buongiorno, disse timidamente Anita, sedendosi al tavolo di una coppia sulla stessa linea. Buongiorno, le risposero, insieme a qualche altra parola in portoghese che Anita non capì. I'm sorry, I don't speak Portuguese. Fale glass? Chiese con un sorriso imbarazzato. E spagnol? Domandò l'uomo. No, italiana. Ah, italiano! Italiana! Ripeté guardando la donna che lo accompagnava. Poi si rivolse alla loro inattesa commensale. Sei qui in vacanza? Ti piace Porto? Molto. Sembra una città incantevole anche se sono arrivata solo da qualche giorno. Capito, Amelia? Dice che Porto le piace molto, tradusse la donna. Mi dispiace, signorina. Mia sorella Amelia non sa una parola di inglese. Io mi chiamo Manuel, a proposito. Manuel Ferreira Arriaga. Piacere, Anita Cortese. Mi dispiace disturbare il vostro pranzo, ma la sala era piena e così il cameriere mi ha sistemato qui con voi. Nessun problema, davvero Anita. Ci fa piacere la compagnia di persone giovani come te. E dimmi, ti fermerai molto a Porto? Lei scosse la testa. Purtroppo no, vorrei andare a Lisbona il prima possibile. Lisbona, la capitale, sicuro, sicuro, io vivo lì, sai. Sono venuta a Porto solo per fare visita a mia sorella. Il cameriere si avvicinò al tavolo. Cosa le porto, signorina? Anita, che non aveva fatto in tempo a studiare il menù, si fece cogliere impreparata. Guardò Manuel in cerca di un aiuto. Dopo che Luis aveva preso l'ordinazione, la conversazione riprese in modo scorrevole, al di là di qualche incomprensione linguistica e delle pause necessarie per tradurre il discorso ad Amelia. Manuel raccontò ad Anita dei suoi viaggi intorno al mondo. Da giovane era stato marinaio sulle navi mercantili dirette in Sud America e in Africa occidentale. Avevamo quasi raggiunto Capo Horn quando si scatenò una tempesta terribile. La pioggia scendeva fitta, le onde si abbattevano sulla fiancata della nave con una violenza inaudita. Il vento spazzava il ponte e ci spingeva verso gli scogli. Ricordo che fui uno dei pochi a non vomitare, ma solo perché ero troppo terrorizzato. Eh sì, quella volta ce la vedemmo proprio brutta. Amelia strinse il braccio di Manuel, borbottando qualcosa che allora impedenita suonò come un bonario rimprovero. Ah, Amelia ha ragione, sto parlando solo io. Coraggio, Anita, raccontaci qualcosa di te. All'inizio un po' titubante, le parole poi le uscirono di bocca una dopo l'altra, senza rendersene conto. Forse per il bisogno di sfogarsi con qualcuno, forse perché il vino le aveva sciolto la lingua, Anita rivelò ai due commensali il vero scopo del suo viaggio. Distinto, sentiva di potersi fidare di Manuel. Il fondo di tristezza negli occhi celesti, il sorriso schietto, le mani indurite dal lavoro che gesticolavano con garbo, tutto in lui le faceva pensare a un porto sicuro. In realtà non sono qui in vacanza, sapete? Sto cercando una persona. Una tua amica? Tirò a indovinare Manuel. Una parente? Anita esitò. Mia madre, disse poi tutto d'un fiato. Wow. Io vorrei ringraziare Michele per questo brano, perché abbiamo lo scoop, Liberi TV, scoop! C'è uno scoop! Si chiama Meet Again ed è un brano che Michele ha composto per il book trailer del mio romanzo. E quindi volevo ringraziarlo perché ha sorriso in alcuni passaggi. Sì, Michele, ti piace questo libro?
Sì, molto. Quante volte l'hai letto la domanda giusta? Quante volte? Chiedi all'host se ti ripone. Mi piace molto, poi sinceramente non è che l'abbia letto già in questa versione, ho visto le varie fasi, okay. Quindi cambiamenti, aggiunte, esatto. Però cioè, è la cosa bella perché magari non dico di aver dato dei super consigli, però mi fa piacere. Mi ha fatto piacere il fatto di aver dato magari contribuito. I tuoi tratti? Sì, cioè aver contribuito magari a dei piccoli cambiamenti della storia che magari l'avranno resa anche un po' più buona. È modesto, non so se domani sarete ancora insieme o... Però questa cosa mi lega in una maniera indissolubile. Ma è modesto, anche adesso che sto scrivendo altre cose, quando mi blocco vado da lui e dico guarda sono bloccata, non so come uscire da sta cosa e iniziamo a parlarne, solo il fatto di parlarne, anche di confrontarci. Perché il blocco dello scrittore in realtà non esiste. No. Il blocco dello scrittore è un momento in cui si è svuotati e ci vuole la persona che viene. È esattamente come una giara, no? E questo capita con mia sorella, quella che praticamente mia sorella è una cantante. Suo marito è un pianista, scusami. Quindi anche lei ha dei momenti in cui non riesce, ma in realtà non è che sei al blocco dello scrittore inteso come se no ti prendi un po' d'assenza, insomma, vedi, tutto si risolve. In realtà si è svuotati perché hai dato tutto, no? E Lisbona è particolarmente importante. Lisbona è il teatro principale del romanzo, quindi accenni a Lisbona tornano in vari momenti del libro, e Lisbona mi ha colpito tanto anche come città, secondo me perché un po' mi ricordava Napoli. Sei stato a Lisbona? Qualcuno è stato? No. Sì, mi ricordava Napoli. Prossimo viaggio a Lisbona, zio. Sono quelle città vicino al mare, sul mare, che sono state un incrocio, un incontro, sono tuttora di culture, dove respiri, no, questa cosa, questo mescolarsi. E da un certo punto di vista sono anche un po' decadenti, magari ci sono anche pochi investimenti per restaurare, tenere, conservare, ma hanno quella, sono veraci, hanno quell'energia che ho riscontrato in città come Napoli, come Palermo, e l'ho trovato anche in Lisbona, e questo è un aspetto della città che a me piace molto. Una cosa che decorre tutta una volta nel tuo libro è il cibo. Sì. Ma perché sei una buona forchetta napoletana o c'è qualche Sono motivo? Un ottimo forchetta. Ah, ok. sì, mi piace molto il cibo, mi piace l'abbinamento col vino, mi piace mangiare, sì. Te la sei proprio gustata. Me la sono proprio gustata, assolutamente. E che suono ha Lisbona? Beh, il fado, sicuramente il fado, però in realtà come dicevo prima è talmente un mescolarsi di culture che ci trovi un po' di tutto, fai il giro al Bairro Alto e trovi il locale che passa musica rock anni 80 di fianco a quello che ti passa Latin Jazz, per dire, capito? E Anita Lisbona come sta? Sta bene, sta così bene che si dimentica di cercare sua madre, e già un po' ci prova, però poi si ritrova, conosce il detective che sta seguendo l'indagine sulla figlia di Manuel e improvvisamente si decide di lasciarsi trascinare dagli eventi, si butta a capofitto anche lei in questa ricerca che non è più un'indagine ufficiale, perché nel frattempo il caso è stato chiuso archiviandolo come incidente, ma il detective non è convinto. E Anita decide di, un po' perché si è affezionato a Manuele e vuole aiutarlo, un po' perché evidentemente è un personaggio, sì, comunque si lascia prendere da questa indagine e si mette un po' incosciente, diciamo, c'è Anita, perché insomma. Tu e Anita vi assomigliate? Sì. Sul cibo, ok. Sul cibo sicuramente. Sul cibo. Beh sì, sicuramente. Beh, Anita intanto lavora in una radio e si occupa di musica.
e quindi anche la musica è un elemento che ritorna spesso nel libro, ma perché essendo parte della mia vita poi ovviamente mi viene spontaneo anche scrivere. Certo. E poi Anita purtroppo scopre di avere sua di essere stata adottata, che sua madre è in Portogallo, perché lo scopre in un momento particolare. Lei ha il padre adottivo di Anita ha una malattia grave, perché è malato di Alzheimer ed è in una struttura, e le confessa questa cosa in un momento di lucidità. Purtroppo questo è un elemento autobiografico, nel senso che io ho perso mio padre per una malattia di questo genere, e quindi questa è una cosa che mi lega al personaggio di Anita. E a tuo padre ho dedicato. Hai dedicato questo libro, infatti avevo aperto la pagina e mi chiedevo quanta passione ti ha trasmesso, e adesso mi hai tutte le passioni risposto. Di mio padre me le ha trasmesse: la scrittura, la lettura, la chitarra, il portogallo che suono, ma il portogallo in realtà no, mio padre era molto legato a Napoli, sì. Però non ha viaggiato tanto nella sua vita, quindi lui preferiva altri tipi di viaggi. Lui leggeva tantissimo, ascoltava tantissima musica della più varia, un po' Manuel. Per alcune cose sì, c'è un po' di Giovanni Emanuele. Bene. E poi niente, mi ha insegnato un po' a suonare la chitarra, ma non bene. E sentiamo ancora un po' di chitarra su un brano. Vogliamo Lisbona. Leggere Lisbona. Come questo vuoi. Punto, sì. Sì. Ci sta. Ci sta Lisbona? Eh beh, a tema, dai. Mi hai chiesto di Lisbona. Dopo 3 settimane, Anita si era già perfettamente ambientata. Lisbona le sembrava un posto magico ogni giorno di più. Era affascinata dall'elegante decadenza delle sue chiese barocche e dei palazzi neoclassici, dai giardini che l'autunno vestiva di colori sgargianti. Le storie raccontate dagli azulejos sui muri delle case e l'atmosfera malinconica dei vicoli la incantavano. Adorava la gente chiassosa e il profumo di pesce alla griglia che animavano l'Alfama a ogni ora del giorno. Amava anche passeggiare lungo il Tago fino alla Torre de Belém o arrampicarsi sui belvedere al tramonto. Il suo preferito era il Miradouro del Signora do Monte, da cui si poteva godere di una vista spettacolare su tutta la città, dal Bairro Alto al Castello di San Giorgio. Quando non aveva impegni, Manuel accompagnava volentieri nei suoi vagabondaggi senza meta, a volte facendole da guida, più spesso lasciandosi sedurre come re della città, quasi la vedesse con occhi nuovi, per la prima volta. Durante questo loro girovagare parlavano a lungo, condividendo i pensieri, scambiandosi esperienze e ricordi, appoggiandosi l'uno all'altro. Il senso di vuoto sembrava entrambi più sopportabile. Tra loro si instaurò in brevissimo tempo un rapporto di empatia e affetto che era qualcosa di più di un incontro tra due solitudini. Un'amicizia profonda e proficua, improbabile sulla carta per età, nazionalità, stile di vita e interessi, poteva essere creata in modo tanto impeccabile solo dal destino. L'ultima parola ce la sei tutta. Sempre. Quanti personaggi ci sono nel tuo libro? Sai che dicono che i libri non dovrebbero mai superare i 6 personaggi, specie se sono esordienti. Invece, cioè, è animato il tuo libro. Sì, forse perché tra alcuni tra gli autori che mi piacciono di più, mi piacciono molto i Wuming. I Wuming intrecciano una quantità esorbitante di personaggi e storie che poi fai fatica, cioè devi arrivare quasi dopo la metà del libro per riuscire a capire, per capirci qualcosa. A volte torni anche indietro a ritrovare e dici ma questo personaggio dov'era? È tipo 54, un libro complessissimo, però mi piace anche come scrittrice intrecciare.
E quanti personaggi? Vabbè, principali abbiamo Anita Cortese, di cui abbiamo già parlato, c'è il detective Julio Fernandez e la figura di Manuel, di cui abbiamo già parlato, c'è il personaggio di Paola, che è un personaggio particolare perché è la vittima del romanzo, già morta quando il romanzo inizia, quindi c'è, ma non c'è. E rispetto agli altri personaggi, per parlarne ho fatto ricorso a un espediente, cioè quello di raccontare Paola attraverso gli occhi di chi l'ha vista, di chi l'ha vissuta. Quindi, se ci fai caso, ne parla Manuel, nei ricordi di cui dicevamo prima, ne parla il detective Fernandez, che è andato a interrogare tutte le persone che la conoscevano, ne parla la migliore amica, ne parla l'ex fidanzato, quindi di Paola si parla tanto, del romanzo è molto presente come figura pur non essendoci. E poi ci sono una serie di personaggi secondari che ruotano un po' attorno all'indagine, che spesso sono anche risolutivi, ognuno per un pezzettino, come il fratello di Julio Fernandez, il nerd, diciamo, che però con l'informatica aiuta un po' a... E fatto la... pezzi della tua vita. Vedi, esatto. E poi chi c'è? Beh, la migliore amica di cui parlavamo prima. E poi due personaggi particolari di cui non posso parlare perché altrimenti, che sono D ed M. Però questi sono ad altissimo rischio di spoiler, esatto. Ci sono una presenza costante, ma basta fate il libro, posso dire che chi l'ha letto a chi l'ha letto questi due personaggi sono piaciuti un sacco. Io all'inizio mi stavo un po' antipatici. Ma se tutto non ti presenti, cioè, chi sei? Cosa vuoi? Cioè, ma chi sei? Noi siamo al Caffè Bohemienne in via degli Zingari 36 e siamo in una sala molto molto carina. A me piace tantissimo queste luci sospese, no? In realtà c'è un passaggio del tuo libro che è una che potrebbe dire. Dove se l'ha inventato? Siamo alla fine, no? Del libro. E c'è questo momento così, un po' da favola, proprio dell'epilogo. Un po' onirico. Sì. E riflettiamo anche su un'altra cosa. Molto spesso chi apre il libro lo finisce, chi apre un racconto lo finisce, il protagonista lo apre e lo finisce, quantomeno la battuta finale è la sua. A questo punto, chi chiude il libro? È il protagonista? No. E per te, chi è? Chi chiude il libro? Manuel, sappiamo già chi è. Sì. Dentro il libro, fuori dal libro. Ma ora mi chiede, Paola, chi è? Paola, tu mi hai chiesto prima se Anita mi rispecchiava da un punto di vista autobiografico e ti ho risposto di sì, perché è vero. In parte. Esatto. Paola è... diciamo l'alter ego di Anita. Ora inizio a capirlo. È presente quando dicono che gli scrittori hanno un disturbo bipolare? Ecco. Sono Anita e Paola. L'unione di Anita e Paola forse è quello che è chiara, che rispecchia di più chiaro. E quindi il libro lo chiude Paola. Visto allora, che ha aperto Anita. Sì, infatti. Ho un sacco di cose adesso. Allora, io vi chiederei di fare ancora questo bel matrimonio di voce e musica e poi ho un altro paio di cosette da chiedere. Va bene. Comunque non sveliamo niente sulla fine, no? È un giallo, l'epilogo è staccato. Ecco, è uno di quei libri dove si può leggere l'ultima pagina e non capirci niente. Esatto. Non è un libro, chi c'è l'assassino? No, te lo devi cercare in mezzo al libro. Esatto. Sulla sabbia a piedi nudi. Il vento
le scompigliava i capelli e le sollevava a tratti il vestito leggero, scoprendo le gambe abbronzate. Con una mano si teneva fermo il cappello a tesa larga che le riparava il viso dal sole, già alto nel cielo. Piccole onde si infrangevano sulle sue caviglie, terminando sulla riva in schiuma frizzante. Le guardava le spalle la scogliera puntellata di verde di grotte, là dove la terra finisce e il mare comincia. Manuel le andò incontro sulla spiaggia deserta, agitando la mano da lontano. Paola accelerò il passo, accennando una corsa leggera. Gli sorrise. Ciao papà. Ciao tesoro. Manuel la strinse forte. Tra le sue braccia robuste e le mani callose, le ossa della figlia sembravano fatte di cristallo. Alla fine mi hai trovata. Manuel annuì. Non è meraviglioso qui? Lo è. Come te la passi? Paola lo prese per mano. Vieni, camminiamo un po'. Passeggiarono a lungo in silenzio, l'una accanto all'altra, seguendo la curva morbida della riva e respirando a pieni polmoni l'aria salata. Di tanto in tanto Paola si inginocchiava per raccogliere un sasso o una conchiglia. Li teneva nel palmo della mano qualche istante per esaminarli. I più belli li infilava in una tasca del vestito, gli altri li gettava in acqua. Mi manchi, disse Manuel. Anche tu. Paola osservò pensierosa l'orizzonte, dove un gruppetto di nuvole aveva preso a rincorrere il sole. Ma ora credo proprio tu debba andare. Così presto. Paola annuì, baciandolo teneramente su una guancia. Non temere, potrai sempre trovarmi da queste parti. Manuel le lasciò andare la mano. La guardò un attimo ancora, poi riprese a camminare lungo la spiaggia. Si voltò indietro solo una volta. Paola sollevò il braccio per salutarlo. Lui si portò una mano alla bocca e lanciò un bacio nella sua direzione. In quel momento un raggio di sole illuminò il viso di sua figlia. Emanuele pensò che era davvero bello. Tornò a guardare davanti a sé. Si sarebbero rivisti al momento giusto. Riprese a camminare, soffermandosi di tanto in tanto a raccogliere un sassolino che affiorava dalla sabbia. Io ti applaudo anche perché penso che non sia facile per te questo tipo di no. Ma quando l'ho scritto non sapevo che cosa sarebbe successo, quindi... Ci hai messo quanto anni a pubblicare questo libro? Sì. 4 anni. Questi sguardi intensi con lo zio. Per me loro io ero molto legato al papà, quindi... E 4 anni, forse perché non ci credevo tanto in questo libro, ed è stato fondamentale l'incontro con Michele, perché poi è lui che me l'ha fatto tirare fuori dal cassetto per dargli una seconda chance, perché l'ho scritto, l'ho tutta gasata. Beh, ora sei innamorato in giro. Sì, adesso sì. Bene, al tuo libro. Sì, molto bene. Io ogni volta che finisco di scrivere qualcosa, non un articolo ovviamente, ma un libretto, romanzo, un saggio, cosa un po' più strutturata, sì, dove c'è più di me, tu scrivi, sei una giornalista, quindi sai che ogni volta che scriviamo qualcosa c'è un pezzo di noi, no? Ma quando scriviamo qualcosa di questo genere c'è molto di noi. Allora ogni volta che finisco di scrivere poi non lo voglio vedere, per un po'. Do all'editore e gli dico guarda, lo metti a posto. Poi inizia quell'estenuante pratica del controllo e del ricontrollo e riguardo fino al visto si stampi. E il visto si stampi è quando l'editing è stato completato e dici ok, vai in stampa. Quello è il momento del parto definitivo.
perché il bambino è nato e lo stai dando all'infermiera che lo porterà nella nursery. Dopodiché si esce dall'ospedale perché il libro è vero. Io a quel punto ho serissime difficoltà anche a presentarlo, perché essendo anche una gran rompiscatole notoriamente, sono una persona, una gran perfezionista, che non gli va mai bene, non ho mai soddisfatto di nulla. Quindi vedo il libro e dico no, quella virgola è sbagliata, a me questo racconto non mi piace, non lo voglio più vedere, e lo odio, no? E ho l'odio profondo, perché in quel momento è come se mio figlio avesse compiuto 18 anni e poi e uccide il mondo, e non potrei sopportare che qualcuno venisse lì a dirmi tuo figlio non va bene, ha fatto qualcosa di sbagliato. Ma non esiste, io divento la bella, ti uccido se mi dici che questo non va bene, no? E una volta mi è capitato di trovare una persona che leggeva il mio libro e lo teneva così. Ah, volevo uccidere, ma come ti permetti? Ma lo sai cosa vuol dire il libro? Tu invece sei partita da Bologna con la scusa della fine del libro, insomma, ci hai infilato in mezzo questa presentazione che all'inizio sembrava quasi che non si potesse fare. E poi io ti ho detto, ti prometto che tu presenterai quel libro o il 6 o il 7 dicembre, ed eccoci qua. E sono contenta che alla fine ce l'abbiamo fatta. Io ho una domanda di rito. Tu sei una persona intelligente, quindi ascolterai ogni parola, ci cascano sempre. Ma tu ti senti una scrittrice dopo aver scritto questo libro? No, quello che dico è sbagliato. Sì. Una scrittrice, cosa vuol dire essere una scrittrice? Dopo che tu hai scritto questo libro, ti senti una scrittrice? Ti definisci una scrittrice? Non c'è una risposta giusta. No, una scrittrice. Sì, perché scrivo, e no, perché non si finisce mai di imparare, si è sempre costantemente. Perché una scrittrice è qualcuno che impara. Sì. E quindi non mi sento, diciamo così, mi sento come qualcuno che ha iniziato ad essere una scrittrice, ma che ha ancora davanti a sé tanta strada da fare. Io ti auguro di non imparare mai, perché così avrei sempre lo stimolo e l'entusiasmo per continuare a scrivere. Ma io sono innamorata di questa nostra rassegna letteraria per autori emergenti, perché mi definisco un autore emergente e spero di essere un autore emergente per sempre. E se dovesse capitarmi mai che un giorno sento di non essere più emergente, sparatemi. C'è una persona che un giorno mi ha contattato e mi ha inviato la sinossi e la bio e mi ha detto: ma è solo per gli scrittori emergenti o posso farlo anche io che ora vengo pagato per scrivere? E ho detto no, tu non puoi partecipare a questa rassegna. Ma non perché vieni pagata, ma perché mi hai fatto questa domanda. Non sopportare di promuovere una io preferisco una persona che scrive male in italiano e non li sopporto, piuttosto di una persona che si sente arredata. Uno può sentirsi uno scrittore perché ha scritto un libro o perché scrive le lettere d'amore al compagno o alla compagna. Uno è quello che vuole essere e fa di tutto per esprimersi. Per quanto mi riguarda sono soddisfatta, ho saputo tutto quello che volevo del tuo libro. Se qualcuno dei presenti vuole fare delle domande, anche Libere TV può fare domande, glielo concediamo. Se no chiudiamo qui, tanto poi so che quando le telecamere spente dico ma che sì, mi spingo quella cosa, perché la gente si vergogna profondamente. Allora faccio una domanda. Gianni, coraggio! Allora, mi pare di aver capito che il viaggio è stato insomma importante, il viaggio in sé come per l'ispirazione. A questo punto è ovvio chiedere prossimo viaggio. Per vedere se poi appunto il viaggio in sé è qualcosa che c'è già prima, che uno si porta magari fuori e l'atmosfera del viaggio ci fa pensare a delle cose e poi dopo ci fa scaturire un'ispirazione.
e accolta la domanda. Vai. Gianni, perché è troppo bella? Ci portiamo anche Michela, se ne porto un caso. Viaggio, beh, certo, sarebbe meritato. Ma dovevamo andare, purtroppo è saltato il viaggio all'ultimo minuto. No, e dunque, il viaggio è quello che dà l'ispirazione, perché probabilmente stacco dal quotidiano e ho più tempo per pensare. E ad esempio il nuovo libro che sto scrivendo sarà ambientato a Bologna, quindi in casa, tocchiamo in casa, però mi è venuto in mente durante una breve vacanza a Napoli. Quindi diciamo che a me il viaggio serve, perché mi è proprio di ispirazione. Io le regalerei una bussola. In questo caso ho coinciso il viaggio come ispirazione e il nello stesso luogo dove poi ho deciso di ambientare il romanzo. Non sempre così, però sicuramente il viaggio per me è una grandissima fonte di ispirazione. Il viaggio e le jam session. Ma tra cosa il viaggio? Il prossimo viaggio non ho ancora deciso, in realtà, non abbiamo ancora. Tu sei ambientato a casa o in inglese? Sei ambientato a casa, vabbè, era un viaggio. Puoi andare in prossimo locale, come si dice? Non lo so, ci devo pensare. Allora, in attesa del vostro lavoro insieme, di questo scritto e suonato, noi vi auguriamo merda, come si dice quando ci sono spettacoli di questo genere. Speriamo sia senza boicott, ma anche Libre TV, perché ormai io parlo per Libre TV, Gianni, guardate, voi lo sapete, ma la prima, lo dirò sempre, la prima intervista di Senza Barcod è stata fatta con Gianni Colazione e la sua telecamera. Senza Barcod è nata anche un po' ispirata da Libri TV, quindi sto danno l'hai fatto pure tu. Sto mettendo a piangere. Sono sicura. Allora, il libro è qua, il libro lo si trova dal Semibianco, vi consiglio di leggerlo anche sulla scorta di quello che avete sentito adesso, lo potrete vivere meglio anch'io, compreso, e ho vissuto meglio alcuni passaggi. Grazie a Chiara Lagna, grazie a Michele Tavian, grazie a Scena, grazie a Scena Uova, grazie a Senza Barcode, grazie a Ripetere. E ci vediamo nel 2019 con 6 Senza Barcode, seconda edizione.